L'incrocio fra via Ravegnano e via Mezzeno è sempre stato molto pericoloso. Più di una volta abbiamo visto macchine schiantarsi nel punto di intersezione fra le due strade, l'ultima quest'estate. È per questo che l'installazione di un autovelox per il controllo della velocità sul rettilineo della Ravegnana, che di per sé porta ad eccedere in velocità, è stato assolutamente necessario. In questi giorni sono terminati i lavori di installazione e i relativi test tecnici e l'autovelox di via Ravegnana è entrato definitivamente in funzione. Da ieri pomeriggio, infatti, l'autovelox fisso posizionato nei pressi del ponte dell'A14 poco prima dell'intersezione con la via Mezzeno è pienamente operativo. Come ricordato nei giorni scorsi, il sistema di controllo della velocità si è reso necessario a causa dell'estrema pericolosità di quel tratto di strada, dovuta principalmente all'alta velocità raggiunta dai veicoli e alla presenza di diverse strade trasversali. Faenza entra in funzione l'autovelox di via Ravegnana e le multe arriveranno fino a 821 euro. Per le violazioni del limite di velocità, il codice della strada prevede sanzioni diversificate, a partire da 41 euro per chi supera il limite di velocità di non oltre 10 km all'ora, fino a 821 euro per chi lo supera di oltre 60 km all'ora, mentre i punti decurtati sulla patente possono essere fino a 10 nei casi più gravi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.